Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 1. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata in cui molto probabilmente presto cambierò vestiti perché abbiamo sempre gli stessi dal secondo episodio. Iniziamo una nuova missione di Vice King perché voglio andare avanti, non voglio fare mischiate, voglio andare avanti con una per una. Well, not all of us have a couple million dollars to make changes. It's always the same shit. Oh, here we go again. What did you want me to do? Here we go again. Did you expect me not to take my shot? No, I expected you to remember where you came from. Oh, fuck you, Johnny. Fuck me? Fuck you! You're the one who ran off to be famous. The only time you remember who we are is when you want something. E c'ha ragione. My sister was kidnapped. And I brought her back, didn't I? No, he did. Oh, bullshit. I told him to do it. No offense. No offense. Look, vabbè. If you're gonna help me, help me. But don't you dare try to hold it over me. Fine. Fine. Fine! Fine! Ed è così che si sposarono. Relax, man. I'd like you to meet Saints Row's claim to fame. This is Aisha. And tonight we're gonna kill her. He's being melodramatic. See, I'm signed with Kingdom Come Records. And it's no secret that the label is owned by the Vice King. But the real deal is that once you're in, you can't get out. Ovviamente. They rip you off left and right, and they extort you to stay signed. I've talked to Johnny, and he said that you might be willing to help me. Gli sparo in faccia. Ish has a recording session in a few minutes. That's when we make her disappear and give the Vice Kings a nice fuck you while we're at it. I want you to take Aisha to her session. But on the way, stop at the chop shop to have your ride loaded up with some C4. Park the car at the studio and get the hell out of there. Ish, make sure someone sees you before you jump out. Uh-huh. Johnny, I really appreciate it. Whatever. I was gonna blow that place up anyway. No. Io te l'avrei fatto comunque, quindi... entra in auto. Vieni, Aisha. Bella macchinina. Wow, è così lucida. Are you new? I don't remember you hanging around the row. No, tranquilla, sono nuovo. Bastardo? Neanche la freccia ha messo. Ecco qua, siamo arrivati a Aisha. Dove devo entrare? Eccolo qua. Sto dicendo, dove devo entrare? Ecco fatto. You don't talk much, do you? Sì, nel primo capitolo il personaggio non parla, Aisha, mi dispiace. Alright, man. You ain't got a lot of time, so hurry. One more thing. That shit in your car ain't exactly stable. I wouldn't hit anything if I were you. Ok, grazie. va bene. No. Aisha, why haven't you called me back? No, devo scappare da sto tizio. God, him again? Devo scappare da questo bastardo? Aspetta, dove sono le armi? Ah, bastardo. For the last time, leave me alone. Okay, ho la pistola. God, are they okay? This guy's been harassing me for weeks. Oh, l'ho incastrato nell'albero. I told you I wasn't interested. Levati dalle palle. No, speravo di passare sotto. We're gonna die. Okay. Pensavo di passarci sotto al camion io. Hey, dannazione. Hey, we don't want to hit anything. Lo so, mi dispiace, Aisha. C'hai ragione. Per fortuna l'abbiamo evitato, sto pazzo. Oh, scusami. Io ho detto, c'è un furgone anche abbastanza rialzato. Ci passeremo sotto. No, 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 si è andato proprio a schiantare malamente. Per fortuna sono riuscito a incastrarlo in mezzo agli alberi, il tizio. Se no, era già la fine, bastardo pazzo. Eccoci arrivati. Sani e salvi. Sì, è l'ora di scomparire. Running a little late today? Hey now, you gotta look good to sound good. You want me to let him know you're in? Would you do that for me? She's here, Mr. Williams. Kaboom! Come? Non è che c'era l'esplosivo anche là dentro. Ma non è possibile. $1000 al giorno. Abbiamo ancora abbastanza. Come? No dai, scusami. Va bene tutto, ma com'è possibile?
Com'è possibile tutto ciò? Ma... Oh, a me va bene. È stata una missione talmente corta che non ho idea di cosa dire. Stephanie, Girl's Favorite Toy Store. Bene. Va bene tutto, avrebbe dovuto far saltare probabilmente l'entrata alla macchina per la potenza della bomba, ma i piani superiori come ha fatto? C'era l'esplosivo anche dentro. E quindi, signori, vi ringrazio tutti per aver seguito anche questo episodio. Come sempre, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!